Questo programma è presentato da Santal, il sapore della frutta. Coalpi SRL, progettazione, costruzione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali. Ci trovi a Trasacco e a Chieti, in via Fontecchia. Nicola Racuglia, abbigliamento sportivo, via Vestina 660, Montesilvano. Abbiamo vestito la storia del calcio, ora vogliamo vestire la tua storia. Studio Luciani, consulenza contabile, fiscale e lavoro, via Prati 12/3, Pescara. Galleria Arte Pentagono, ci trovi in via Nazionale Adriatica Nord 15 e in via Trento 20. Arte Pentagono, l'arte per tutti. VIP Laundry, la lavanderia dello sport, calcio e non solo. Via Lancianese, angolo via Fusilli, Pescara Colli. Scopri l'offerta dedicata al calcio WISP. VIP Laundry, lavanderia a domicilio, Pescara e oltre. Ferramenta Fratelli di Donato, via Mulino del Gioco 48, Marina di Città Sant'Angelo, a 100 metri uscita autostradale Pescara Nord. Ferramenta Fratelli di Donato, solo da noi trovi quello che cerchi, dal 1985. Reale Mutua, consulenza gratuita ed offerte speciali per i nostri tesserati WISP. Contattare Alberto Ciancia, disponibile per una consulenza previa appuntamento telefonico presso la sede della WISP in via dei Pelini, Pescara. Benvenuti alla puntata 210, se non erro, o 211, non me lo ricordo più, che descrive anche, diciamo, l'ottava, la settima giornata di questa WISP Pescara, che abbraccia anche Chieti. Siamo qui a 80° minuto, o anche patrocinato da WISP Magazine. Ci sono solo io, Riccardo Virgilio Mambella, perché il buon Maselli è costretto alla regia questa sera, quindi sarò da solo a condurre questa incredibile puntata. Due ospitoni, una puntata un po' strana perché, diciamo, tra i recuperi e non recuperi non riusciamo ancora a inquadrare dove ci troviamo a livello temporale di questo campionato. Abbiamo il presidentissimo della Lega Calcio Pescara, torna con noi Vincenzo Maselli. Buonasera a tutti voi. E abbiamo anche un ospite illustre perché quest'anno lavoreremo molto con gli arbitri, il nostro Pairetto, dottor Vallone. Buonasera. Buonasera, che è il, insomma, il super mega direttore, chiamiamolo così, dei nostri arbitri e soprattutto designatore nazionale, appunto, della WISP. Designatore nazionale, accidenti, che carica. Roba seria. Roba seria. Oh, io prima di far parlare gli ospiti, intanto guardo perché c'è Maselli che corre a destra e a sinistra dei nostri studios, lancio intanto le statistiche e più tardi vedremo i servizi, che non vi annuncio perché sono un po' sorpresa anche per me. Vai con le statistiche di questa ottava giornata di Serie A B over 40 e non so cos'altro. Si è giocata l'ottava giornata nella massima serie WISP pescarese, questi punteggi: Atletico Ponzio, DL Pescara United 2-2, 0 stile Tiki-Taka 0-4, Atletico Giama la zona 2-1, Colpi Soccer Vecchia Guardia Nociano 4-2, Ortona City Sporting Pescara 2-0, Adriatica Nautilus 1-2, Ecogas Pescara Colli Prosacco 2-3, riposava il Crala Angelini. Da segnalare anche che rientra nel conteggio della classifica anche il primo recupero che è stato disputato con la DL Pescara United, che si è imposta con un perentorio 4-0 sul Qualpi Soccer. Poi nel prossimo blocco vedrete anche la sintesi filmata. La classifica della Serie A dunque recita quanto segue: Crala Angelini, Qualpi Soccer e Tiki Taka al comando a quota 16 punti, a quota 13 seguono Vecchia Guardia Nociano e DL Pescara United, 12 punti per Atletico Giama, Nautilus e Ortona City, 10 per la Zero Stile, 9 per la Prosacco, 7 per la Zona ed Ecogas Pescara Colli. A 3 punti troviamo lo Sporting, 1 punto per l'Atletico Ponzio. Adriatica chiude a quota 0. In Serie B invece si è giocata la settima giornata, questi risultati: Pescara 79, Cugnoli 2-2, Atletico Villanova Spartak 3-2, Montenegro River United 0-0, Pentagono Pescara Amatori Foro 2-2, Valfino Lo Football Pinna 99 0-1, Virtus Penne Pescara City 3-2 e Utopia Pub Villareal 2-0. Classifica della cadetteria che vede ancora al comando, ma non più a punteggio pieno, la Pentagono Pescara quota 19, 13 punti per il tandem composto da Utopia Pub e Pescara City. E lunedì sera c'è proprio lo scontro tra la formazione di Innamorati e la squadra allenata da Gabriele Lucci.
Pescara 79 a quota 12, 11 punti per Amatori Foro, 10 per Atletico Villanova e Spartak, 8 punti per Villarreal, Montenegro e River United, 7 per la Virtus Penne, 5 per il Cugnoli, 4 per il Pinna, il Valfino chiude a quota 0 punti. Andiamo nel mondo over 40, dove la quinta giornata della massima serie è stata messa alle spalle. Questi risultati: CTV cade e perde 2-3 in casa contro la Prosacco, il Real Colonnetta naufraga perdendo 1-4 in casa contro la Virocarni di Ezio Passa, il Pescara 2000 cala il poker 4-2 contro la Stapler, con i campioni che inanellano il secondo insuccesso consecutivo. Real Teate vince 3-1 contro la Amatori Foro, la New Avenue Bar perde 0-1 contro Lenzo Laurenzio e i due Bubù invece regola 2-0 la zona Miral, per una classifica che vede il sodalizio teatino del patron Raul Nervegna al comando a quota 13 e i due Bubù a quota 12, Pescara 2000 Prosacco 10, Stapler 9, Virocarni 7, CTV 6 punti, Enzo Lorenzo 5, la zona Miral 4. A un punto c'è il trenino composto da Real Colonnetta, Amatori Foro e New Avenue Bar. Per quel che riguarda invece la cadetteria del mondo over 40, quindi Serie B, anche qui quinta giornata, questi risultati: PDS La Romagnola 1-6, San Vito 83 Pescara Smile 0-1, Delfino Francavilla Montenegro 2-0, Wonder 40 Pianella 1-1, Atletico Ponzio Dea Calcio 2-1. Il posticipo, quello tra Ortona City e DL Pescara United, si gioca giovedì 8 novembre. Classifica che però al momento dice quanto segue: DL Pescara United al comando a quota 12, La Romagnola 11, Ortona City e Pescara Smile 9, San Vito 83 7, Delfino Francavilla Atletico Ponzio 6, Wonder 45, Dea Calcio 4, Pianella 2, Montenegro 1, PDS chiude a quota 0. Queste dunque le statistiche. Non mi resta che tornare a dare la linea allo studio e al buon Riccardo Di Virgilio. Abbiamo visto le tantissime statistiche viziate molto sia dai riposi, ma soprattutto dai recuperi che si stanno giocando, una parte sono state giocate, un'altra invece devono ancora giocarsi, che non ci danno bene il quadro. Sicuramente abbiamo visto che il Kral non ha vinto il riposo, come la Zero Stile non c'è riuscita, hanno vinto invece le seguitrici Coalpi, Tikitaka, un campionato molto divertente, soprattutto quelle serie A. Quello di serie B sembra invece improntato un'unica voce dal coro, ma tutto può succedere, soprattutto con i recuperi. Io appunto giro subito la domanda al nostro presidentissimo: quest'anno un campionato avvincente e divertente? Ovviamente la interrogo da presidente, poi vediamo, da presidente della Lega e poi vediamo da presidente della Prosacco, che è impegnato in ben due campionati, quello di serie A e over 40. Ma allora, distinguiamo le cose. Allora, il campionato di Serie A senior, secondo me, così, dopo le prime 8 giornate, si sta delineando un po' il quadro generale. Per il titolo lotteranno, a salvo imprevisti, Kral, Coalpi e Tikitaka. Nel quarto posto utile per il regionale ci sono diverse squadre che possono ambire a entrare, e in più dopo c'è la lotta per non retrocedere, che questa settimana ha visto cogliere il primo punto l'Atletico Ponzio, è andata molto vicina a cogliere il primo punto anche l'Adriatica, che ha perso proprio al secondo minuto di recupero perché ha voluto a tutti i costi vincere, e alla fine non ha preso neanche il pareggio, ha preso un contropiede incredibile con un calcio d'angolo a favore. La sorpresa negativa per il momento è lo Sporting, che incredibilmente in questo momento è in zona di retrocessione, ma comunque sulla carta ha una squadra in grado di potersi risollevare. È chiaro che però deve cominciare a correre, perché lo svantaggio comincia a diventare consistente. Quindi Serie A molto molto appassionante. Ci sono diverse altre squadre che dopo lotteranno in una posizione fra Coppa Abruzzo e non retrocessione.
La Serie B questa settimana ha visto il primo mezzo passo falso della Pentagono, che dopo 6 vittorie consecutive si è vista imporre il pari a Spoltore dall'Amatori Foro. Vincevano 2-0, si sono fatti rimontare 2-2. Comunque il vantaggio è cospicuo, anche perché loro non hanno vinto, ma anche le inseguitrici non è che abbiano fatto molto di più. Il Cugnolo, ho visto una partita questa settimana, il Cugnolo impattare 2-2 contro la Pescara 79, che è anche una squadra che ambisce a salire. Ma penso che la Serie B almeno per due se non tre posti utili ancora, è ancora tutta da scoprire, perché a mio avviso anche squadre che attualmente hanno 7-8 punti, tipo Virtus Penne, il Villarreal, la Montenegro, sono in grado di dire la propria. Sì, la mia è stata una, nel senso, vedo molto solida la Pentagono per la vittoria del campionato, ma diciamo la Serie B è vincente perché si gioca per salire, quindi dal terzo al quarto posto sarà una lotta. Lo è sicuramente, perché la Pentagono, non ci dimentichiamo che in effetti aveva vinto il campionato anche l'anno scorso, dopo purtroppo ha avuto la disavventura della penalizzazione che ha vanificato tutto quello di buono che aveva fatto. Sta palesando però una... Sicuramente la strafavorita del campionato di Serie B. Per quanto riguarda invece l'over, quest'anno c'è la Serie A e la Serie B anche all'over. Questa innovazione, devo dire, è stata utile, perché la Serie A over è molto 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 competitiva. Non ci sono più partite semplici. Lo dimostra il fatto che sono alcune settimane che in prima posizione c'era stata una mini fuga dell'EdoBubu e della Stapler, che è stata subito stoppata. La Stapler, dopo una serie di vittorie iniziali, ora ha fatto 2 sconfitte consecutive. L'EdoBubu sarà impegnata con un recupero, e quindi bisognerà vedere, potrebbe passare al primo posto, così come potrebbero passare al primo posto Pescara 2000 o Real Teate. Molto molto avvincente. E la Serie B, Wisp, Serie B over 40, lo stesso è un campionato che ha un molto equilibrio. C'era la Pescara Smile, che era partita con i favori del pronostico, aveva inanellato diverse sconfitte in serie, ora ne ha fatte 3 vittorie consecutive, si è ripresa abbondantemente. Quindi decisamente, diciamo, l'over 40 è cresciuta tantissimo in questo panorama Wisp. Addirittura molti giocatori, ricordiamo che l'over 40 è possibile giocare per chi ha raggiunto l'età, insomma, appunto dei 40 anni, e credo c'è anche il fuori quota. Non esiste fuori quota, perfetto, quindi altre domande. È possibile giocare sia tra i senior che in over 40. Molti scelgono l'over 40 perché ne è dato un campionato, oltre che competitivo, molto divertente. E il divertimento, insomma, dovrebbe essere alla base. Non voglio fare un buonismo, ma è quello che spinge a giocare. La differenza fra l'over e i senior è il ritmo, è quello. Certo. Sicuramente sia la Serie A, ma anche la Serie B, sotto questo punto di vista, hanno dei ritmi diversi. L'over 40 è gente che ha giocato a pallone, che sa, tecnicamente molto valida, e quindi ci sono delle belle partite. Però i ritmi sono un po' più bassi, è normale. Io giro anche la domanda stavolta da un punto di vista diverso al nostro pallone, lo nostro perché insomma ti faccio comunque della... me lo tengo buono anche perché certo. Essendo io conflitto interesse. Non so se ti sta divertendo, tu ormai segui e sei dentro questo mondo da molto tempo, come stai vedendo il campionato, come stai vedendo le diverse categorie, insomma cosa ne pensi fino adesso del livello, di come si stanno comportando, anche se siamo all'inizio, insomma. Sì, i campionati sono cresciuti enormemente come dall'aspetto tecnico, e il settore arbitrale di conseguenza sta andando appresso a questa situazione, a questa crescita. Over A, Over B, Serie A, Serie B, per noi arbitri sono gare tutte quante uguali. Possono essere facili la prima contro la seconda in classifica, può essere difficilissima l'ultima contro la penultima. L'aspetto atletico in queste situazioni incomincia a essere predominante, oltre a quello tecnico. Noi li prepariamo con le riunioni per quanto riguarda la parte tecnica, la parte atletica la fanno loro e la fanno anche abbastanza bene. Poi tutto dipende dalla personalità di ogni arbitro, e lì si gioca la partita, si gioca lì tutta sulla personalità di ogni arbitro.
Allora, io poi riprenderò con una domanda che si lega a questa in merito al mondo degli arbitri. Intanto lancio il treno dei servizi che appunto ci ho offerto da quei maniaci dei Maselli e i collaboratori che vedrete scritti nei vari servizi, che ovviamente non posso ricordarmi perché sono talmente tanti che ovviamente non li ricordo tutti. Ci vediamo qua dopo questi incredibili servizi. Gara di cartello ai Gesuiti tra CTV e Prosacco, entrambe in lotta nelle zone di vertice della massima serie over 40. Le due formazioni sono reduci da successi importanti rispettivamente contro E2 Bubu e Stapler. Dirige la sfida il signor Giuseppe Di Cesare. Il primo squillo è dei locali in maglia granata, con Antonucci che si fa però ipnotizzare da Pier Domenico. La Prosacco risponde a tono e prima Baldin semina il panico in area CTV e si produce in un morbido pallonetto che regala l'illusione della rete. Poi c'entra il vantaggio con Pomponi, angolo di Colarossi e volè d'applausi per il centrocampista in casacca bianco-nerazzurra. CTV non resta però con le braccia incrociate e subito agguanta il pareggio. Con la Zilli scodella in area a contatto Ferrante Pomponi e per Di Cesare non ci sono dubbi per l'assegnazione del calcio di rigore. Sul dischetto va Fabio Tiberi che vanifica la felice intuizione di Pier Domenico per il punto del momentaneo pareggio. Gara che vive di intense fiammate come quella che accende Baldin, assist per Morelli e conclusione a botta sicura che esalta i riflessi di Gianmarino. Una punizione di Baldin ed una conclusione da distanza siderale di Fabio Tiberi creano grattacapi alle difese, mentre alla mezz'ora Colazzilli decolla sulla destra e serve Antonucci, il quale manda alle stelle da felice posizione. Gianmarino vince ancora una volta il personale duello con Morelli abbassando la saracinesca, ma il portiere di CTV si arrende al minuto 33 quando non riesce ad arginare il diagonale potente e preciso di Baldin per il nuovo vantaggio della Prosacco. Come accaduto in precedenza, la gioia dura però un'inezia, doppio filtrante disegnato dalla Monaca e Tiberi con il cecchino Emiliano Ferrante che non perdona, trasformando un rigore in movimento. 2-2, squadre negli spogliatoi dopo un primo tempo da consegnare alla Pinacoteca del calcio Wisp. Nella ripresa i ritmi calano inevitabilmente con un intervento di Pagliuca su Ferrante che genera il secondo giallo a Corneli, già ammonito, dopo una protesta vibrante e veemente per la mancata sanzione disciplinare nei confronti del collega avversario. Allo scadere, la chiave del match, Lazzari guizza sulla sinistra, Amedeo Ferrante intercetta ed entra in scivolata su Baldin che anticipa l'intervento del difensore. Rigore solare con Matteo Pomponi che piazza nel tabellino la sua personale doppietta. Nelle battute finali la Prosacco accarezza il poker con Lazzari che manda di un soffio fuori dallo specchio, mentre CTV ha la palla del pareggio con Della Torre e Sasso, ma i due colpi di testa non schiudono le porte del segno X. Finisce 2-3 per la Prosacco, gara bellissima per un over 40 che continua a regalare emozioni.
pensi di potercela fare da solo, che proteggere quella porta dipenda solo da te, dalle tue capacità. Ma la verità è che se con te non c'è una grande squadra, non raggiungerai mai il risultato. Alzi la mano chi crede nel gioco di squadra. Noi di Reale Mutua ci crediamo da sempre. Insieme al nostro gruppo possiamo proteggere il tuo benessere attuale e futuro. Reale Group. Together. More. Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Bevete più latte, bevete più latte, bevete più latte, bevete più latte. C'è un latte che mette voglia di bere latte. Parmalat, il latte a tutta bontà. Finisce 4-0 la sfida tra DL Pescara United e Qualpi Soccer, con i biancazzurri che tornano alla vittoria dopo due pareggi, mentre i ragazzi di Mister Pesce incappano nella prima sconfitta stagionale. Per la prima volta Rulli e Piras non sono riusciti ad incidere, lasciando a zero il proprio tabellino, a differenza di De Luca e compagni, che calano il poker sul manto verde di Zanni. Fischia il signor Cinquino. Pronti via ed è subito la DL a fiondarsi in avanti, ma De Luca è troppo tenero di testa. Al sesto minuto Tavano controlla un buon pallone in area di rigore, incrocia con il destro, ma Di Giacomo risponde presente. Al decimo ci provano ancora i locali. De Luca sfonda sulla sinistra, ma il suo diagonale si spegne sul fondo. La risposta del Qualpi arriva al minuto 16. Rulli serve la corrente leve che smorza troppo la conclusione, mandando al lato. Due minuti dopo, sul versante opposto, la DL sfiora il vantaggio. De Luca apparecchia per Tavano che da due passi calcia alle stelle. Ancora il capitano protagonista al ventesimo, ma la sua punizione scalda solo i guantoni a Di Giacomo. Più pericolosa la punizione di Piras, che alla mezz'ora chiama Di Battista alla deviazione in corner. Si trovano alla perfezione De Luca e Tavano, sponda del primo, tiro del secondo, ma Di Giacomo è attento ed evita il peggio. Al 34esimo minuto è ancora Tavano a provarci, questa volta dalla lunga distanza, chiamando il numero 1 all'intervento provvidenziale. È il preludio al gol, che arriva al 35esimo. De Luca in buca per Tavano, che trafigge il portiere sul primo palo, 1-0 DL. Al 38esimo Zuffranieri sciupa una buona occasione da calcio di punizione, pallone che finisce di poco alto sopra la traversa. 60 secondi dopo il Qualpi crea l'occasione per pareggiare, Piras elude l'avversario con una magia e calcia trovando la risposta di Di Battista. Si va a riposo sull'1-0. In apertura di ripresa la DL trova il raddoppio, il tacco volante di Tavano manda De Luca in porta, che rimane freddo e sigla il 2-0 per i suoi. Gran sintonia quella dei due attaccanti biancazzurri che si cercano e si trovano con gran facilità. Al 12esimo si riaffaccia in avanti il Qualpi con un sinistro smorzato di Rulli e Di Battista che si rifugia in corner. Al 24esimo su azione da corner Koulibaly chiude troppo il destro calciando al lato. Alla mezz'ora Piras, dopo una serpentina in aria, impegna l'estremo locale, ma nel momento migliore del Qualpi i biancazzurri chiudono la partita. De Luca allarga per Fiadone che converge e lascia partire un destro che si insacca alle spalle dell'incolpevole Di Giacomo.
3-0 DL e partita in cassaforte. Nel finale si scaldano gli animi con D'Ambrosio e Satiro che vengono espulsi dal direttore di gara. All'ultimo sussulto l'ADL arrotonda ulteriormente il risultato con la punizione del neoentrato di Francesco che sorprende Di Giacomo sul proprio palo. L'ADL torna alla vittoria dopo più di un mese di astinenza e riesce a bloccare la capolista per la prima volta dall'avvio di campionato. Sconfitta amara per i ragazzi di Mister Pesce che psicologicamente si preparano ad affrontare la prossima sfida in casa della Prosacco, mentre i biancazzurri si godono il ritrovato successo con l'augurio di mantenere sempre lo stesso entusiasmo. Le interviste di Federica Partenza. Siamo con Stefano Cerasuolo, il capitano della DL Pescara United, una partita questa sera che sulla carta si presentava ostica, ma siete scesi in campo agguerriti e dopo due pareggi riportate 3 punti a casa. Sì, sapevamo che era una partita difficile contro un grande avversario che ha dimostrato già nei campionati scorsi di essere una squadra forte e temibile, ma siamo entrati in campo fin dal primo minuto e non volevamo lasciare oggi 3 punti. Era importante per noi vincere dopo 2 pareggi, di cui l'ultimo c'è stato un pochino stretto, e quindi va bene così, siamo contenti, grande partita, grande prestazione di tutti quanti. Ora prossimo incontro, che vi attende? Penso che la prossima abbiamo contro la Zero Stile, daremo battaglia anche lì. Cerchiamo di inanellare un'altra vittoria e faccio in bocca a tutti quanti, in bocca al lupo. Oh, dopo questi servizi che danno un po' di ordine alla mia condotta molto confusionale, torno dai nostri ospiti, insomma, che oggi sono abbastanza ospiti di rilievo, sono insomma la cupola, posso dire, che balziamo da una parte all'altra. Brutto termine. Brutto termine, è vero. Faccio un po' di domande più prettamente inerenti alla tua squadra, che è la Prosacco, una delle squadre probabilmente le più anziane della WISP. Adesso penso anzi sia la più antica. Quanto ti scoccia che i due Maselli, Marco e Alessandro, che praticamente ultimamente non giocano più in questa Prosacco, è un finalmente una liberazione o un po' ti... No, come pare mi dispiace che non giochino con me, sono nati con la Prosacco, sono cresciuti con la Prosacco ed ora a un certo punto le nostre strade, perché io sono ancora nella Prosacco, dal punto di vista sportivo si sono divise. Tra l'altro non ho avuto ancora il piacere di scontrarmi con nessuno dei due, perché l'anno scorso facevano la B, dopodiché tre. Dopodiché, gesti in regia, una ci vedete. Ma è stata retrocessa col punteggio, l'altra è che era pure la salita. È la vendetta questa di Vincenzo. Basta, noi che eravamo retrocessi siamo stati per l'ennesima volta, ma è per questioni di sadismo personale, regolamentari, ripescati, e quindi anche quest'anno non ci incontriamo. Vediamo se l'anno prossimo sarà la volta buona. E quindi la cosa mi dispiace, però vabbè, ognuno dopo fa le sue scelte. Da un certo punto di vista è meglio, perché mia moglie è più contenta, perché prima stando tutti nella stessa squadra tornavamo dopo la partita e durante tutta la settimana ci si beccava, perché chiaramente chi la vedeva in un modo e chi la vedeva nell'altro, chi era colpa di uno e chi era colpa dell'altro. Ora, essendo 3 squadre diverse, sì, è chiaro che li seguo con simpatia, però diciamo che ambedue, sia Marco che Alessandro, sono stati cacciati di casa, ovviamente, dopo aver lasciato la Prosacco, era legato al contratto, l'abbandono del tetto. No, assolutamente, si vede che non conosci mia moglie, avrebbero cacciato me. Ok, rischi quindi, insomma. Oh, diciamo intanto che nonostante presentiamo comunque la nuova tuta della Prosacco che tu oggi indossi in grandissimo stile. Si richiama i colori della Prosacco, ma non no, è la nuova, magari, non è la nuova tuta della Prosacco. Questa settimana, per questioni di soprattutto di tua onnipotenza a livello di sapere WISP, non possiamo fare il quizzettone, perché ovviamente andremo a demoralizzare quella che è la classifica attuale, in quanto Vincenzo tu sei a conoscenza di tutti i segreti della storia della WISP, quindi non faremo il challenge questa settimana, ma lo faremo quando ci saranno gli arbitri che il buon Vallone ci ha promesso di portare, quindi ci sarà la puntata, non sappiamo ancora quando perché stiamo cercando la disponibilità, ma ve lo diremo una settimana prima, in modo che raccogliamo tutto quello che volete dirgli, filtreremo ovviamente le domande più piccanti e scomode e le riverseremo ai nostri ospiti. Ritorno quasi serio, cosa che mi rimane abbastanza difficile,
obiettivamente, sì, cinico, e fallo anche per il migliorare del tuo settore, c'è qualcosa che ti è piaciuto finora, qualcosa che non ti è piaciuto della parte arbitrale di questo inizio insomma, di campionato, tu che comunque stai lavorando per il miglioramento? Ci sono varie iniziative che magari ci saranno, non so se le spoilerarle, comunque volevo insomma anche una tua cruda critica insomma, costruttiva. Sì, qualcosina c'è da rivedere e ce la siamo dette nelle varie riunioni. Campionati stanno andando bene, le gare si possono accendere però da un momento all'altro. Molte volte, ripeto, però questa è una situazione soggettiva da arbitro a arbitro, siamo un po' poveri di cartellini rossi per quanto riguarda i fallacci di gioco. Su questo io molte volte mi inquieto. Cioè, tu vorresti più, no, io vorrei, più rigidità. Ecco, noi siamo un mondo amatoriale, i nostri giocatori la mattina dopo vanno a lavorare, non guadagnano 100.000 euro come la Serie A, quindi io vorrei da parte dei miei arbitri più attenzione al fallo cattivo. La famosa frase "domani vai a fatica", famosissima. esatto, io vorrei più attenzione al fallo cattivo, più attenzione e magari un pochettino meno alla prima e seconda protesta, magari un giallo in meno e un rosso in più, come qualche attenzione in più sulle situazioni che si possono creare a fine gara. Purtroppo le statistiche ci dicono che nei recuperi succede il fine mondo. E quindi anche qui poi può essere anche quante me ne hanno dette sul recupero, di stanchezza, di lucidità. Assolutamente sì, assolutamente sì, e questo vale per tutti e 23 in campo, cioè 11 giocatori da una parte, 11 dall'altra e l'arbitro. Quando si arriva verso fine gara ci sono dei momenti in cui la lucidità, la stanchezza fisica magari ti fanno gli arbitri giudicare male qualcosina. Difatti al giocatore magari sbrocca per una situazione che magari non sappiamo, che c'è comunque il più bravo e il meno bravo a gestire anche queste situazioni. Sì, assolutamente. Faccio un'altra domanda simpatica, giusto perché è bello, devo approfittare. Cosa si dice tra di voi, no? Sai quando tra i squadra si dice, no? Ah, quello non ci aveva, è venuto che non ci aveva voglia, no? Quell'arbitro, magari vedi un arbitro che corre meno, oppure un po' che sembra svogliato, e quindi poi ricollegano qualsiasi errore a un atteggiamento. Cioè, tra di voi, quando arrivano queste voci, oppure sapete che effettivamente uno è meno bravo, come gestite, come cosa succede? No? Siamo curiosi. No, queste sono cose che sono lasciate, diciamo, alla singola gara. Generalmente ogni arbitro va per arbitrare, ripeto, che sia la prima contro la seconda, che sia l'ultima contro la penultima. Abbiamo visto che comunque l'attenzione deve essere, almeno per noi arbitri, massima. Anche perché ci sono situazioni in cui magari prendi la prima in classifica contro l'ultima, magari alla prima gli mancano diversi giocatori e alla fine diventa una partita accesa, oppure magari per una situazione, magari una situazione piccola, si accende per un niente. Ho arbitrato la settimana scorsa, dopo 30 secondi ho avuto la mia prima contestazione, la partita è iniziata da 30 secondi, un calciatore aveva i calzettoni totalmente abbassati e quindi dopo 30 secondi gli ho chiesto di mettere i parastinchi e lui mi ha detto, ma io gioco senza. È una scelta di vita. La mia risposta è stata, non puoi giocare senza parastinchi. A regola, poi cioè, faremo una puntata sulle regole. Su alcune adesso situazioni veramente ci troviamo in difficoltà, su cose purtroppo anche banali, su un fallo laterale al 20° del primo tempo che magari... Poi magari, io quello che chiedo sempre, soprattutto alle squadre, la collaborazione in campo, perché se una partita va bene è merito delle squadre e dell'arbitro. Sensibilizzare, ma soprattutto le squadre, soprattutto i capitani. Io vorrei molta collaborazione con i capitani. I capitani sono i responsabili della squadra. Lancio un appello ai dirigenti: date la fascia alle persone, diciamo, più responsabili della squadra, perché sono quelli che poi alla fine si devono interfacciare con me arbitro. Io da arbitro sono tenuto, oltre a essere un piacere, dare una spiegazione a un capitano che me la chiede in maniera corretta, eccetera. Però responsabilizziamoli di più. Oh, non vi fate incazzare, che dopo, che dopo succede. Comunque,
molte cose lo facciamo per tenervi sul pezzo, non perché assolutamente vogliamo, così sì, mi state assolutamente sì, concentrati. Oh, io qui avevo un po' di domande scritte preparate dai nostri copywriter, no, che analizzano. Diciamo che volevo fare anche poi un'ultima domanda, perché siamo coi tempi, guardo la regia, come siamo messi coi tempi, siamo buoni. Diciamo, questa WISP, poi voi andrete in settimana o a fine settimana, non so bene, andrete sabato, dalle capocce, insomma, dal 10 novembre a Roma. Insomma, che cosa, insomma, è una WISP che si muove, noi essendo un collettivo piccolo, abbiamo fatto molto rumore in senso positivo come iniziative, potremmo fare veramente un dossier così, con tanto di quello che è stato fatto in bene poche penso siano i comitati che si muovono così a livello mediatico. Cosa andiamo a fare? Insomma, che tipo di riunione sarà? No, allora devo dire che noi a livello nazionale siamo ben visti, spesso e volentieri siamo additati anche fra i comitati che sono di maggior crescita. È chiaro che bisognerebbe capire, perché chi non segue a livello nazionale, mio figlio che ultimamente da qualche anno sta facendo un discorso nazionale, ha potuto toccare con mano anche le altre realtà, perché noi vediamo il nostro ma non vediamo quello che ci sta nelle altre regioni. Per quanto riguarda il discorso della partecipazione delle società, siamo ancora lontani, anni luce, in Abruzzo o a Pescara, rispetto ai comitati toscani, i comitati emiliani, i comitati lombardi, anche quelli piemontesi, che sono cospicui, sono veramente delle grosse realtà. In Toscana sono più squadre WISP che squadre FIGC. Noi qua stiamo crescendo, però insomma la FIGC sta ancora un livello alto rispetto a noi, lì addirittura sono state superate, quindi ci sono delle realtà, basta vedere anche dal punto di vista di disponibilità, dato che hanno economica, dato che hanno molte squadre, le rappresentative. Noi abbiamo vinto 3 volte, ma c'è un monopolio negli ultimi anni di Empoli incredibile, perché hanno dei buoni giocatori. Diciamo anche che la Toscana hanno un comitato che è composto da penso 20 comitati, 20 campionati. In Toscana c'hanno 13, per dire, noi in Abruzzo abbiamo 3 comitati, Pescara, che dopo è Pescara Chieti in effetti, Avezzano, Teramo, Avezzano che fa parte dell'Aquila, e Teramo. E lì ne hanno 19, cioè sono in grado di poter fare il torneo delle rappresentative, noi siamo 3, quelli siamo. Sì. Quindi c'è ancora una grossa distanza sotto questo punto di vista, però siamo visti bene anche da loro, anche dallo scala di tutti quanti, perché siamo quella, la realtà che più è cresciuta negli ultimi anni. Quindi ogni volta, quelle poche volte che vado a livello nazionale, è sempre un piacere confrontarsi, ma non solo con loro, anche con i calabresi, con i siciliani, sì, con sì, i sardi, tutti i confronti un po' con tutta Italia, quindi sono belle cose, sono belle realtà che dopo vanno viste. Sicuramente il nazionale deve crescere, anche loro devono crescere, dovrebbero essere più vicini alle realtà dei singoli comitati e seguire un po' più passo passo. È chiaro che dopo ci sono i comitati preposti a questo, però un po' più avvicinarsi un po' più a quella che è la manifestazione generale, per poter portare dopo sì veramente le squadre migliori a livello di finali nazionali. Sotto questo punto di vista si può crescere ancora. Andiamo a battere i pugni, insomma, su. No, battere i pugni, dare dei consigli che spero che vengano accettati. Dopo sai, ognuno ha le sue posizioni, non è semplice comunque confrontarsi a livello nazionale. Beh, certo. però qualche cosa si fa. Oh, allora io ripasso, no, e poi volgiamo verso il termine, so, mi dilungo. Abbiamo detto che in futuro porteremo qui gli abiti, andremo proprio ad analizzare, stiamo lavorando moltissimo, speriamo anche di riuscire a portarvi delle rubriche, proprio una dedicata e gestita dal nostro pallone, dove potete proprio fare settimanalmente le domande. Intanto sicuramente la promessa che manterremo è quella di portare 2 arbitri e gli sottoporremo le domande che ci farete la settimana prima. Vuoi dirci già quale iniziativa sarà fatta per avvicinarsi e sensibilizzare le squadre, o quello che ti piacerebbe fare, perché poi non è mai facile. Spezzo la lancia a tuo favore,
unire le teste di tutte le i gestori della società è praticamente impossibile, sono fallite varie iniziative, lo so, quindi non voglio fare della facile, però cosa ti piacerebbe, cosa verrà fatto affinché venga sensibilizzato, insomma, questo rapporto tra, insomma, per accostare quello che hai detto prima, parte tutto dalle società. Assolutamente sì, assolutamente sì. Negli anni scorsi abbiamo fatto delle riunioni anche pre-campionato, durante il campionato, dove non sono venute tante società, obiettivamente, però quelle che sono venute sono state entusiaste di quello che abbiamo fatto. Fare una chiacchiera di regolamento, parlare di regolamento, parlare di problematiche che sono accadute in campo tra me, settore arbitrale, e società è sempre piacevole e andrà sicuramente a migliorare tutta la struttura Lega Calcio. Noi siamo una struttura enorme, il nostro campionato ha 54-55 squadre, settore disciplina, settore arbitrale, settore attività, settore marketing, accidenti. Se queste componenti le mettiamo sempre dietro a una scrivania e chiacchieriamo, dialoghiamo continuamente con le società, la mia aspirazione massima è di fare una chiacchiera, non dico mensile, ma almeno ogni 3 mesi con i capitani, e confrontarmi con loro, sentire le loro critiche, perché le critiche sono quelle costruttive, certo, aiutano sempre. Abbiamo visto che però la presenza non ha mai aiutato a avere una completezza, c'è chi dice non è mai stato fatto niente, invece... Però ripeto, quelle volte che l'abbiamo fatto, il risultato almeno per i presenti è stato veramente eccezionale. Anche perché magari molte volte io ho visto anche delle bocche aperte quando parlavi di situazioni normali di gioco e rimanevano a bocca aperta. Sono questioni che magari, delle pieghe di regolamento che non si conoscono, e magari noi le andiamo a applicare in campo e ci becchiamo pure le parole e invece magari è proprio il regolamento che ti dà quello che ti dà. Una parolaccia, è possibile che rendere tutto, visto che la presenza, già solo il venire a una riunione spesso tra lavoro e impegni è difficile, rendere tutto più smart, cioè più a portata di mano, come abbiamo detto, una rubrica, o potrebbe sì. aiutare questo, certo, mondo, certo. O creerebbe più distacco? Quindi. No, assolutamente, la possiamo fare, ripeto, se tutto rimane nell'ambito di costruttivo, di conoscenza, si può fare tutto, assolutamente, si possono utilizzare i social, si può utilizzare qualsiasi cosa. No, te lo dico perché sei sempre stato molto aperto a questa tipologia, assolutamente, non ho mai visto assolutamente una chiusura. Noi lavoreremo in questo senso, saremo terribili ovviamente per il vostro miglioramento, non mancheranno sicuramente le puntatine a determinati comportamenti che non sono piaciuti degli arbitri, ma serviranno per essere giustiziati in senso, con delle punizioni corporali proprio, che tu infliggi ogni volta che scopri che qualcuno ha sbagliato dei tuoi arbitri. Assolutamente sì, infatti io questo voglio precisarlo, un piccolo inciso. Tu frusti. Come i giocatori cattivi vengono squalificati dalla Lega, sappiate che anche gli arbitri che si comportano male, soprattutto con atteggiamenti, rimangono a casa, questi molte volte non si sanno queste cose, ma nelle designazioni molte volte chi combina qualcosa di grave sta a casa, anche noi squalifichiamo i nostri arbitri, ecco. Questa è una cosa che non sanno in molti, perché molti non sanno che c'è chi riferisce, ci sono degli osservatori. Assolutamente, il nostro buon Luigi Sperandeo che va su tutti i campi e riferisce, insomma, assolutamente, esatto. E riferisce a me personalmente o a Dino Di Simone, i due designatori, di cose che sono accadute e di magagne che sono capitate fra noi arbitri, però... su questo siamo abbastanza severi, questo è sicuro, lo posso assicurare a tutti. Lo vedremo prossimamente, appunto, con questa puntata speciale. Io volgo al termine, ringrazio i nostri super ospiti, spero che a sorpresa, non lo so, neanche questo, ci sarà la nostra magica rubrica top e flop, altrimenti dovrò essere tagliato in questo punto. Saluto il nostro presidentissimo, il buon Vincenzo Maselli, in bocca al lupo sia per la gestione di questo campionato che ne è da sempre più grande, sia per la Prosacco. Non voglio dire niente per non portare sfiga, quindi... No. La Prosacco sta andando bene e speriamo che continui così. Non sono scaramantico, quindi è vero, non ci sono problemi. Speriamo chiaramente che continui bene anche il campionato generale.
E ringrazio anche il nostro Pairetto, lo dico perché Pairetto era un buon vallone, ci sentiremo prossimamente con tante novità. Grazie, grazie a voi, in bocca al lupo a tutti quanti. Una cosa importante, colpo di scena. Dire che, il Paolo è anche il formatore degli arbitri, stanno facendo il corso di arbitri, ci sono 5 o 6 elementi e l'altro giorno ho visto anche un paio di volti gentili, un paio di ragazze. Quindi mi ha detto Marco Maccarone, con cui intanto mi incontro. Vediamo cosa uscirà. Che ha portato fuori. Delle. Vediamo cosa uscirà. Vediamo. Fuori. Quindi, come io avevo promesso, senza volerlo, c'è sempre più donna in questa WISP. Siamo felici perché, insomma, in Serie A ha funzionato, nei programmi televisivi funziona. Vediamo se sarà una donna. È bella, insomma. Io ringrazio il buon Alessandro Maselli che ha praticamente nuovamente gestito cose al di fuori del paranormale, del normale. Ringrazio Marco Maselli che, ricordiamo, è stato cacciato, non è più sul nostro libro paga. E ci sentiamo la settimana prossima, che dove avremo, diciamo, una linearità e tornerà con me il buon Alessandro. Ciao a tutti e buona serata. Bentornati con la rubrica Top e Flop dedicata ai protagonisti dei campionati della WISP Lega Calcio Pescara. Ancora una menzione negativa per un campo comunale, questa volta il Febo ex Gesuiti a finire sul taccuino dei rimandati, con il guasto all'impianto docce che ha reso tutt'altro che confortevole il post partita di New Avenue Bar Enzo Laurenzio. Al secondo posto si colloca il Balfino Love Football che rimedia la settima sconfitta consecutiva. Il fanalino di coda della serie cadetta perde di misura lo scontro diretto con il Pinna, rimanendo fermo a quota 0 punti in classifica. Il primato negativo della settimana spetta al mister della Zero Stile Enrico Bicocca. L'ottimo avvio di stagione sembrava di buon auspicio per il sodalizio di Barbetta di Virgilio, ma le 4 reti subite dal Tikitaka rimandano nuovamente l'appuntamento con il definitivo salto di qualità. Tra i top, medaglia di bronzo per Antonio Matricardi. Il terminale offensivo dell'Amatori Foro rallenta la corsa della capolista Pentagono, firmando la rimonta con 2 reti decisive che regalano il pari alla compagine di Miglianico. Secondo gradino del podio per Lorenzo Chiulli, che riporta a casa il pallone dopo il big match con lo Spartak 1972. Tripletta per l'attaccante dell'Atletico Villanova, autentico mattatore di giornata. Il migliore della settimana è Matteo Pomponi, il sempreverde centrocampista della Prosacco, sigla 4 reti in 2 partite tra over 40 e Serie A, regalando 6 punti ai nerazzurri. Le vittorie conseguite con le blasonate CTV ed Ecogas Pescara Colli rilanciano le formazioni del tandem Selvaroli Pacifico. Arrivederci al prossimo appuntamento. Ciao!